Non posso dire in tutto questo tempo di Raffo Racing di non aver fatto un sacco di cose, ragazzi, di non aver avuto la possibilità di straviaggiare. Non posso dire di non essere andato da nessuna parte. Col mio mezzo veramente ho raggiunto posti incredibili, sono stato nel continente africano, ho effettuato un sacco di viaggi e poi ho voluto stravolgere la mia vita cambiando addirittura regione e sfidando il lavoro, cambiando completamente. Se mi seguite da un po' saprete benissimo che per 3 anni abbiamo avuto il parco e tutto quello che c'è stato assieme al parco, pista da trial compresa. Non posso dire di non essere un uomo fortunato, perché con la Cree e mio figlio ho fatto veramente bingo. Insomma, non posso dire che comunque Raffo Racing assieme alla mia vita non abbia varcato confini veramente tosti. Quindi, perché no? Adesso forse è venuto il momento di fare qualcosa di tosto. Forse adesso è venuto il momento di stravolgere un'altra volta la vita di Raffo Racing e far qualcosa che ho sempre avuto in testa, ma in effetti non ho mai avuto l'opportunità di fare e anche un po', devo confessarvi, il coraggio di fare. E difatti sono qui nell'officina Tecnoland di Vittorio Fusari, il preparatore del mio Defender 90, l'unico che mette le mani sul mio mezzo, a dirvi che in verità sarò io il pilota di questo mezzo, sarò io a partecipare al campionato italiano velocità fuoristrada, il CIVF. Non vi ho detto subito che ero io il pilota, volevo creare un po' di hype, un po' di ansietta, spero di esserci riuscito. Il mezzo è questo qui che vedete alle mie spalle, un Defender 90 preparato da gara che andrà completamente rifatto da zero. Bisognerà inserire addirittura anche il motore, un 200 TDI preparato chiaramente, e smontarla fino a telaio per risistemarla, perché ormai è in garage ferma da più di 10 anni, ma con le coccole di Vittorio e il suo know-how, la sua grande esperienza, tornerà a essere un mezzo da gara. La categoria sarà gruppo N, quindi mezzi originali sistemati e preparati per correre. E proprio per questo alcune modifiche non saranno estreme, proprio perché la meccanica e molti componenti dovranno rimanere quelli di serie. Per me, ragazzi, si tratta di partire da meno di zero, da meno uno. Quello che vi posso dire è che ho una voglia pazzesca di imparare, di entrare in questo mondo, di capire come funziona, di guidare il mezzo, ma ripeto, sono un totale esordiente, quindi devo capire addirittura come si guida in pista. Ci saranno dei test, ci saranno delle prove, dovrò sapere di meccanica, dovrò sapere della manutenzione, dovrò sapere qualsiasi cosa, parto da zero. Ma è proprio questo il bello, perché voglio portare sul mio canale YouTube, quindi a voi, tutte queste informazioni da zero. Voglio raccontarvi addirittura del Technotrack, il mezzo di assistenza che guiderà e utilizzerà Vittorio, perché fa tutto lui è il meccanico, lui è il pilota, lui è tutto. Quindi ci saranno un sacco di contenuti, un sacco di filmati separati che riguarderanno la meccanica, il mezzo, l'assistenza, le gare, il campionato. Voglio portarvi tutto, ma ho bisogno, il vostro supporto è importantissimo, e quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, è la cosa migliore che potete fare e poi è gratis, quindi click. Bene, detto questo, ragazzi, spero di avervi messo un po' di curiosità per l'anno 2024. Adesso c'è da fare del grande lavoro. Non appena il mezzo sarà pronto ci saranno dei nuovi video, non appena sarà pronto ci saranno dei test in pista, in una pista che conosce Vittorio, dove potrò andare un pochettino a capire proprio come funziona, come si guida e il feeling, cercare di cominciare a capirci qualcosa. E quindi adesso, ragazzi, so cacchi veri, ma ci pensate a cosa vi ho appena detto? Cioè, in pratica per quest'anno sarò un pilota del CIVF. In pratica per quest'anno devo capire come si guida, devo capire un po' più di meccanica, devo saltare sul veicolo e darci il gas veramente alla grande, altrimenti
voglio dire, sono un esordiente totale, ma mi piace, quindi voglio assolutamente che il pedale dell'acceleratore aderisca al tappetino, quindi ci voglio dare del gran gas, ma sono cacchi, ragazzi, sarà un lavoro pazzesco, anche perché portarvi sul canale tutti i contenuti, tutti gli spin-off, insomma, sarà veramente tosta, ma non vedo l'ora e spero che voi sarete assieme a me. Ricordatevi di iscrivervi al canale e che vi devo dire? Sempre buon 4x4. Al prossimo video.